dipinto s'amava tanto nel 400. Fiorin dipinto s'amava tanto. Fiorin d'argento, Madonna amante, le labbra tinte, persin dal vento si fa baciare. Che mettere insieme i linguaggi del passato e i linguaggi del presente, dell'arte, sia un atto di coraggio e anche un atto di amore verso Firenze e verso l'essere umano, verso l'umanità. No, it's probably easier than when I go to Helsinki, you know, because you have a context. You have a lot of communication. Even these Renaissance works, they come 100 years between. There was a dialogue, so this is just a continuation of dialogue, you see. Firenze è attrattiva a livello internazionale anche per l'arte contemporanea, non solo per il Rinascimento. Uffizier porta in una città che vedeva durante il Rinascimento l'uomo al centro del mondo, la natura al centro dell'uomo. È una cagata pazzesca, come quella della corazzata Potionchi. Ma piacere, io ci sto pensando, insomma. Mi incuriosisce. Cercavamo di decifrarlo, poi andremo a cercare su internet. È una provocazione con tante cose belle che ci sono. Penso che un confronto ci debba sempre essere. C'è di meglio qui, di quella roba lì. No, io pensavo, pensavo che ci fosse un limite alla merda. Il problema è proprio di quantità. Cioè, si ricorda che avevo voluto fare questa scemenza che poi sta fino a gennaio. È inutile che vada a mettere ogni volta perché è evidente che non mi piace. Però pensavo che fosse grande, non so, fino a lì. Invece è enorme, c'è un'enormissima cagata, te l'ho detto a Nardella. Cioè, c'è un limite alla presa per il culo. Se fai una presa per il culo, se facevi i due fantocci, i babbonani, i moretti, che si sciolgono, era divertente. Lei si sarebbe fatto fare una statua di cera. Sì, ma tu quello, poi quello è divertente. Quella cosa lì aveva un significato. Ma poi quella merda gigantesca che non piace a nessuno. Cioè, tu non puoi essere il sindaco e fare una cosa che non piace a nessuno se non a quattro merdosi specialisti i quali si innamorano di quello che fanno. Cioè, l'arte deve essere popolare. Un'arte che non piace a nessuno è una cagata, e quella è una cagata che piace solo a quelli che l'hanno fatta. Pare che sia chiaro come concetto. Hai ripreso? Sì. Cioè, è una cagata, cioè quelli hanno cagato e poi hanno cagato anche troppo. No, veramente è imperdonabile. Poi sta lì fino a gennaio, mentre io quando mi ero astenuto, è la prima volta che mi pronuncio, mi ero astenuto un po' per amicizia per Nardella, che mi sembra, nonostante che mi ero già pubblicato sulle puttane. Tu vai, le puttane sono altre. La migliore forma di arredo urbano sono le puttane, cioè stanno lì belle con il loro falò, e tu vedi, per i coglioni, poi punisci il cliente, tutta una roba di questa pazza. Quindi su quello non ho voluto resistere, però per dimostrare che non avevo niente contro di lui, neanche contro Moretti, mi sono astenuto sulla merda. L'altro giorno sono andato lì a un ricevimento per la Fondazione Kennedy e cazzo non finiva più, una cagata senza fine, insomma. Quindi siccome a nessun fiorentino piace, vuol dire che la democrazia è questa, cioè, no, c'è per tutto c'è una ragione, è chiaro che puoi dire che tanto più che è una provocazione di legge, poi dura poco, però dura troppo per essere, quindi potete dire che se loro hanno fatto questa cagata noi faremo invece diventare oro la Sicilia, faremo monumenti d'oro. Però il palidire Firenze. Cioè, quando Brunelleschi ha fatto la cupola di Santa Maria del Fiore, e fu un fatto importante, io farò una cupola, cioè farò una in Sicilia, perfetto. 16ª e benvenuti alla 16ª puntata di Edicola. Sono solo perché sono stato abbandonato dal mio compagno Rialti. In realtà no, sto scherzando, Rialti c'è, solo che era impegnato in un altro grandissimo appuntamento lavorativo, l'avremo esternamente. Ma con noi abbiamo dal Brasile oggi niente po' di meno che Leonardo Sottani. Ciao Leonardo! Ciao Fabrizio! Che bello in diretta, poi ti ho fatto subito un inizio scoppiettante sulla tua Firenze. Sì, guarda, qualsiasi occasione è buona e mi fa piacere vedere, soprattutto mi ha fatto molto ridere sentire i commenti dei fiorentini intervistati. O quello di Sgarbi, vabbè, sempre bello, colorito e unico e originale, per cui... Poi dopo ne parliamo un attimino. Sentiamo Alessandrino Rialti in una location molto particolare. Eravamo
quasi in un bunker a parlare di questa cosa qua di Piazza della Signoria. Vai Alessandro. A parte il fatto che sembriamo noi imboscati, non so dove. Perché siamo responsabili della cagata. Però, visto che oggi tu sei impegnato in affari loschi e non sarai in studio, no? E mi lascerai da solo, io ho iniziato, come hai visto, con questo, con una bomba. Una bomba. Un tuo pensiero. Il mio pensiero è questo, io sono favorevole alle commistioni, no? L'arte. Se sembri impiccato, va bene, allora, fare la pubblicità ai giornali. Avete capito cosa faccio per il mio giornale. E quindi sono favorevole a queste provocazioni. Però ha ragione Sgarbi, cioè ci vuole una misura, e questa è una misura e colma. E Fischer è un artista molto importante, però devo dire che quest'opera è veramente brutta e devo dire che ha proprio il peso della provocazione e va oltre. E devo dire che mi era piaciuto più quella di Kunz, mi era piaciuto più altre cose che ci possano stare, perché è giusto anche vedere la contemporaneità, che cosa vuol dire. Però onestamente questa è veramente brutta ed è facilmente equivocabile, e quindi è stato facile, devo dire, Sgarbi è un uomo intelligente, molto bravo, è un critico d'arte di livello altissimo, in questo caso però è come battere un calcio di rigore. Sparare sulla Sherry? Sì, insomma, assolutamente sì, è brutto. Siamo vicini alla misura. Molta, poi me, infatti potrebbero portarci via anche. Andiamo largo e facciamo pubblicità. Infatti ci stanno avvicinando, si stanno avvicinando. Però, battute a parte, a me ha colpito una cosa che ha detto Sgarbi, l'arte è popolare. No, anche questo ha ragione, nel senso che una volta, visto le opere d'arte le più importanti, andavano poi a urlare i posti storici, le piazze, i monumenti, era anche giusto che la gente esprimesse un'opinione. In questo caso è ancora una volta così, si va nel cuore di Firenze, si va in Piazza Signoria e gli si impone qualcosa. Io penso più che altro a quei milioni di turisti che arrivano e sognano di farsi la prima fotografia con le spalle a Palazzo Vecchio o alla Loggia dei Lanzi, e insomma con quella specie lì di montagna, e non è molto efficace, ecco. E devo dirti che la provocazione, che se ha a livello di provocazione questa cosa ha sortito sicuramente quello che voleva fare, cioè è una provocazione, però è veramente una brutta provocazione. Alessandro, quanto è difficile capire l'arte moderna rispetto all'arte rinascimentale più popolare? Cioè io mi immedesimo, magari tra 2000 anni quest'arte la capiremo, oggi non è facile. C'è una cosa che è stata detta negli anni, è che tutta l'arte è contemporanea, nel senso che anche Davide era contemporaneo nel momento in cui è stato fatto, quindi la contemporaneità poi viene dietro agli artisti, ognuno ha la propria epoca, quindi in realtà i grandi nomi che hanno cambiato la storia dell'arte sono pochissimi poi. E diciamo che uno, dopo Picasso, è stato un artista gigantesco. Forse per certi aspetti la provocazione allora più clamorosa è stata quando qualcuno ha detto no, basta, non c'è più lo spazio, variamo lo spazio perché sta cambiando tutto il mondo, la gente si sta andando sulla luna e compagnia bella. Anche te stai un po' cambiando. No. Fece una cosa molto banale, prese una tela e la tagliò. Quando successe questa cosa, per molti fu una cagata mai vista. Oggi, alla luce dei fatti, devo dire, Fontana è diventato, come ti posso dire, storicizzato. E quindi queste cose bisogna viverle in questo modo. Quindi Fontana sicuramente ha fatto una provocazione efficace, straordinariamente efficace, cioè oltre il piano c'è una profondità, c'è uno spazio, infatti è nato lo spazialismo. Quindi io sul contemporaneo sono d'accordo, però sono tornato indietro. Una cosa può essere provocatoria e può essere interessante, una cosa brutta, però una cosa brutta, e qui ha ragione Sgarbi, in questa piazza vive tutta la città,
come era una volta, no? la piazza in cui andavano a discutere nella polis la gente. Oggi Piazza Signoria non è soltanto una cartolina, è qualcosa di dove si vive, dove si lavora, dove si ama, e non puoi mettergli una cagata. Io, oltre che la cagata, sto anche schiumando. È una grande occasione, facciamo televisione, noi siamo i Fontana della televisione. E beh, il mio compare Ciccio Rialti, anche lui insomma concorda che questa discussione su Urs Fischer, che comunque ricordiamo è un grandissimo artista, poi ognuno la può vedere a modo suo, e sicuramente il professor Sgarbi, che ci tiene molto alle bellezze artistiche di Firenze, ha voluto dire la sua. Leonardo, te da lontano Brasile, cosa pensi di questa fatiscente? Io, se ce lo può mandare qua, qualche scultura qua da noi in Brasile, visto che c'è una grande mancanza, insomma, qui sicuramente, probabilmente, ci starebbe un po' meglio che in Piazza Signoria, dal mio punto di vista. Visto che qui c'è, insomma, io credo che oggettivamente, senza, io non sono un critico d'arte, non mi intendo di arte così, diciamo, per potermi esprimere, ma se posso dare il mio giudizio personale, oggettivamente mi sembra ci incastri veramente poco o nulla, per essere chiari, insomma, ci incastra veramente niente in Piazza della Signoria. Un'opera del genere mi sembra sia veramente bruttina da vedere, e purtroppo probabilmente si apprezza ancora meno quello che è veramente questa scultura. Quindi probabilmente sarebbe meglio in altri posti, magari con un contesto diverso. Tra l'altro è interessante ciò che, come sempre, ciò che ha detto il professor Sgarbi, quando dice che l'arte del Rinascimento, contemporanea, eccetera, è del popolo. Quindi è un'arte che si presta a tutti. L'arte moderna ovviamente va interpretata, e quindi non è facile, no? Sì, ma è veramente un contrasto molto forte, insomma, l'arte moderna, Piazza Signoria, insomma, è veramente, cioè, c'è un po' un contrasto che lascia molti dubbi, di buon gusto proprio, visuale. Credo che non bisogna essere esperti d'arte per capire che è una cosa che ci incastra poco, insomma. Per cui da questo punto di vista anche a me mi trova d'accordo Skype, non essendo io al suo livello, ma non mi piace. Vabbè, insomma, ci stiamo avvicinando noi a livelli di Sgarbi, insomma, voglio dire, non è che piano piano, Forse facevi, potevi chiamare mio padre, forse... Lo so, essere... grandissimo Franco che salutiamo. Tra l'altro, in questa esclusiva incredibile abbiamo con Vittorio Sgarbi oggi, peraltro state lì perché ne abbiamo un'altra di grande esclusiva con un altro grandissimo personaggio, un avvocato incredibile, l'avvocato Taormina, che avremo dal secondo blocco in poi, esclusiva solo nostra. In questi giorni c'è stata al Charlies di New York, per continuare a parlare di arte, un'asta incredibile su un quadro importantissimo di Leonardo da Vinci, che è stato acquistato per la modica cifra di 450 milioni di dollari. La questione era se c'era l'autenticità di questo quadro o no. Abbiamo sentito cosa ha detto Sgarbi in materia. C'è stata la notizia, usciamo un attimino, dell'asta a New York del Leonardo da Vinci. Sì. Una tua opinione, un tuo pensiero, ma è autentico? Sì, assolutamente autentico, il prezzo che ha fatto lo dimostra. Ci sono state contestazioni legate al fatto che i critici vogliono comunque poter condizionare una situazione, questa volta non ci sono riusciti, in piccole beghe fra l'uno e l'altro studioso. Ma il valore, tra l'altro altissimo, non è però alto in assoluto, perché un Leonardo costa meno del Milan, costa meno di tre calciatori. Pare incredibile che l'Italia non abbia partecipato all'acquisto di un capolavoro il cui valore poi nel tempo è molto più importante e significativo che non quello di un calciatore. Per cui è piuttosto grottesco. Io ho parlato a lungo con Berlusconi, che mi ha detto: io i soldi per comprare Leonardo non ce li avevo. Dico: però ce li avevi per comprare, non so, Borriello. E questo è abbastanza inquietante. Per cui voglio dire, io
ho trovato il dato così alto, finalmente la conferma che l'arte antica vale almeno quanto l'arte contemporanea, messa tra l'altro in una mostra, in una vendita di arte contemporanea, per dare il senso che Leonardo è contemporaneo, cioè è di tutti i tempi. E poi che abbia superato Cézanne, Van Gogh o Gauguin, e mi pare giusto per dare il peso che quella personalità vale e merita rispetto a Gauguin o rispetto a Van Gogh. Sì, anche perché poi Berlusconi da cinese ha preso quasi 700 milioni, poteva andare a comprare. Poteva andare, ma non so, gliel'aveva sequestrato Veronica, però era il problema che aveva i soldi bloccati da Veronica. Beh, abbiamo sentito professor Sgarbi che ci dà comunque la conferma che il quadro è fatto da Leonardo da Vinci. Un'altra fuoriuscita di una nostra, poi per noi fiorentini, insomma, voglio dire, che se ne va per una cifra strabiliante in mano, si presume, a un cinese, e questo è abbastanza, ci dispiace, perché poi Sgarbi aveva proposto a Berlusconi di acquistarlo, facendo un po' un termine di paragone con Borriello, ma insomma, voglio dire, è rimasto un po' dietro Sgarbi col calcio, e sappiamo non essere molto afferrato. Da Leonardo da Vinci a Leonardo Sottani. Sì, no, sì, io guarda, sì, rimango perplesso, insomma, perché farci scappare certe opere d'arte e farle uscire dall'Italia dispiace, e insomma, questo ci deve fare un po' riflettere, no? Ora, non per dare sempre la colpa al calcio, non c'entra niente in questa operazione, però a volte, no? Cioè, si spende tanti soldi per... Esatto. Per quello. Per i calciatori, se penso che Bernardeschi stava valutato 40 milioni di euro, no? Per trattenerlo qua in Italia, anche se sfonda Torino mi scappa da ridere, no? Si perde l'uomo. Ora non c'entra niente in questo caso la Juventus, Bernardeschi, era per fare un parametro, no? Visto che sono tanti milioni, 450 milioni, possono essere tanti, però per un'opera d'arte forse, come la dici, forse non c'è neanche un prezzo secondo me. Ci dovrebbe essere neanche un prezzo, no, certe opere dovrebbero rimanere da noi. No, perché noi non ci rendiamo conto, abbiamo Maradona in casa, no? E Maradona va a giocare all'estero. Comunque, chiudiamo il blocco con Ciccione Rialti, che ovviamente da grande, ricordiamolo, esperto in materia, perché Alessandro Rialti è un grande esperto e ha voluto commentare ciò che ha detto Sgarbi. Peraltro la domanda che io ho fatto me l'ha suggerita proprio Alessandro Rialti. E andiamo in pubblicità subito dopo e torniamo in studio dopo i commenti di Rialti. Grande scoop, eh? No, è in grande forma, è maestro in grandissima forma. Devo dire che ha ragione, è stata un'asta straordinaria. E faccio presente che diciamo in questi giorni ci sono state altre aggiudicazioni straordinarie, fra cui un Van Gogh mi pare a 80 milioni, quindi ci sono state, c'è questo fatto del ritorno del valore e del prezzo, perché stiamo attenti, un'opera d'arte ha un prezzo che è quello deciso dal mercato, e quindi dipende anche da quanti la vogliano, e poi c'è un valore che è un valore storico, artistico storico, quindi è vero, ora è sicuramente autentica, dopo quello che stavo pagato non c'è proprio ombra di dubbio. Se c'erano delle incertezze, se c'era quella che puntualmente succede, cioè la danza degli esperti, no? E quest'opera poi è stata, diciamo, definitivamente accreditata. Rimane un grande rimpianto, che è quello che diceva anche Sgarbi, cioè che questo, non c'è un museo in grado di comprare quell'opera. Che andrà, che sarà andata, non si sa, ma probabilmente. Lo ha detto un cinese. Probabilmente o a un cinese, o a un indiano, o un che ne so, un pakistano, o un giapponese. Immagino. Difficilmente giapponese. Sicuramente non a un museo. Leonardo da Vinci in Cina. Non ci andrà anche l'Inter e il Milan, come ha detto. Probabilmente ci andremo anche noi. No, noi di sicuro siamo già stati. C'era un mio amico che diceva che l'organo genitale femminile delle donne è orizzontale in Cina. Tanto io non mi ricordo più nemmeno come è fatto. Quindi... lo diceva un mio amico. Non lo so, può darsi, ma sarà un fatto culturale, questo solamente culturale, va bene. E per quanto riguarda quello che ha detto su Berlusconi, è vero che oggi
purtroppo non si riesce più a comprare nemmeno giocatori, e quindi accontentiamoci di vedere queste strade. Io vado a tutte le aste perché mi diverto, mi piace, è un fatto divertente, però poi alla fine io sicuramente non potevo partecipare a questo. Mi fa un po' effetto non avere nessuno qui accanto e avere di fronte, mi sembra, se potessi portare il televisore qui accanto, mi sembrerebbe di averti accanto. Da un mese vengo io, dai. Sì, 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 noi sappiate che tra un mese arriva dal Brasile Leonardo Sottani e quindi faremo una trasmissione tutti in studio, non so dove perché il tavolo è rotondo, quindi... Ma voglio dire, cioè, si giocherà poi. Siamo gli altri in Brasile. Non mi sembra un'ottima idea. Lui ci andrebbe volentieri, tra l'altro. Allora, entriamo nel tema calcio. Rimaniamo in affari nazionali, internazionali. La nazionale, non è chiuso il caso. Tavecchio si è dimesso. Ha chiesto di andare via, perché alla fine ha chiesto di andare via, perché non ha presentato niente che lo potesse salvare. Leonardo, un tuo pensiero sulle dimissioni e su ciò che potrà avvenire. Su quello che potrà avvenire, sinceramente non lo so, che sia un momento per esettare certe cose e prendere l'occasione per fare delle riflessioni serie, ma serie veramente, cercare di portare di nuovo il calcio ai livelli del passato, credo sia l'occasione giusta a questo punto. Per quanto riguarda le missioni di Tavecchio, credo ormai avesse talmente tanta pressione anche dall'esterno e dal mondo politico, ma anche detto giustamente lui, da un po' tutti, e credo che abbia ceduto alla fine, anche se lui si è visto non era per niente convinto e sarebbe dovuto rimanere. E questo è un dato di fatto, ma insomma vediamo un po' quello che succederà. Sono molto perplesso perché in questo momento non mi sembra ci siano idee chiare e ho unità di intenti, insomma. È anche perplesso il nostro ospite di oggi, che chi lo sa diventerà anche un ospite fisso, l'avvocato Taormina, che ci parla proprio di questa situazione di Embass alla federazione e fa dei suggerimenti molto 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 interessanti, oltre a una sua autocandidatura. Buonasera avvocato. Buonasera. Sapendo dei suoi trascorsi anche attuali, passione che è il calcio, è da poco arrivata la notizia delle dimissioni del presidente Tavecchio. Da tifoso della Nazionale Azzurro, oltre che romanista, se ci può dare una sua considerazione. Beh, credo che Tavecchio sia entrato in federazione con le migliori delle intenzioni. Mi pare però di aver capito che progressivamente c'è stata una posizione non certamente di grande innovazione. Allora si parlava della questione della Serie A, 18 squadre, e c'era stata anche una promessa in questo senso e poi non è stata realizzata. È stato molto fermo invece per quanto riguarda la questione VAR, perché effettivamente il suo contributo non è stato indifferente. Però insomma, ecco, dal punto di vista delle necessità del campionato e soprattutto delle logiche che ruotano intorno allo sport del calcio, voglio dire, insomma, lascia qualche perplessità, e la scelta poi di Ventura credo che sia stata la cosa più disgraziata che potesse fare, e naturalmente ha pagato, perché non è che Ventura non avesse dato segnali di una sua posizione non accettabile per una costruzione di una nazionale efficiente, per cui forse fin da prima avrebbe dovuto intervenire per evitare quello che è successo. Anche se poi alla fine, sentendo tutti i presidenti oggi, compreso Cairo del Torino, che l'ho avuto, tutti avevano avallato questa scelta di Ventura. Lo so, ma purtroppo è sempre il capo che deve fare la scelta giusta, e quindi quando sbaglia non ci sono alternative. Oggi lui si lamenta
di sciacalli e quant'altro, e probabilmente può avere anche ragione, però insomma la scelta di Ventura è stata sicuramente la cosa più sbagliata che ha potuto fare. La federazione ci sta certo per le società e per i club, ma ci sta prima di tutto per la nazionale. Vedo che Malagò vorrebbe parlare di commissariamento. Credo che non ci siano le condizioni per commissariamento, perché il Consiglio federale, per quelle che sono le mie notizie, non ha nessuno ha fatto registrare le sue dimissioni, per cui la impossibilità di funzionamento non c'è, e conseguentemente Malagò non può commissariare. Ci vuole un rinnovamento integrale, qui bisogna appunto mettere le mani sulle cose di cui da 20 anni parliamo per il calcio. Parlo dei vivai, parlo delle 18 squadre, parlo di una nazionale italiana che deve essere un club, non può essere una cosa raccogliticcia. Senta, io non le voglio fare nomi su quale secondo lei potrebbe essere l'allenatore ideale, perché intanto se non c'è prima la base è inutile fare un nome di un allenatore, anche perché poi quelli fatti sono tutti bravi, ma poi intanto se non vengano sostenuti da un progetto reale. Ma vede, in questo momento non è problema di nomi, è problema di programma. Bisogna capire se per che cosa deve passare il rinnovamento, si faccia un confronto tra i programmi e poi si passa all'individuazione delle persone, le quali naturalmente saranno alla testa di un programma piuttosto che di un altro. Quindi discutere adesso di nomi non serve, ha fatto bene Ancelotti a rifiutare, perché avrebbe accolto un commissariato tecnico con una condizione di straordinaria debolezza nella quale si trova oggi da vecchio, per cui poi sarebbe stato travolto anche lui da eventuali successive dimissioni di Tavecchio. Senta, una sua partecipazione non è prevista? A che cosa? Alla federazione. No, vabbè, a me se mi nominano commissario ci vado subito, ma assolutamente, sarebbe una delle più belle cose che io alle quali io possa pervenire, insomma, certamente, non c'è un bel dubbio. Se vuole lanciare il mio nome lo lancio. Assolutamente, io sono un suo fautore. Io sono un suo fautore in tutto, quindi grazie. Senta, volentieri. Saprei anche che cosa dover fare, per esempio tutto il settore della giustizia sportiva, che veramente è una situazione di grande disagio e di grande inefficienza, ci sarebbe bene mettere le mani. Abbiamo una procura federale che francamente lascia perplessi, insomma. Io non sono uno juventino, sono notoriamente un anti-juventino, ma quello che è stato fatto ad Agnelli con questa vicenda dei rapporti con gli ultra mi pare veramente al di là di ogni ragionevole dubbio, insomma, ecco, questo voglio dire. Quindi c'è tutto da rifare. L'ideale sarebbe un Malagò commissario, e allora sì. Senta, io mi proporrò sicuramente a candidarla nelle nostre emittenti, tanto io sono sfrontato, quindi dicano tutti che ho la faccia di bronzo, quindi va bene così. Benissimo, va bene. Allora, abbiamo sentito Taormina, bello pesante, giustamente, perché ha detto cose molto molto interessanti. Leonardo, prima di farti commentare questo, mando anche ciò che ha commentato Alessandro Rialti su Taormina, ok? Alessandro, abbiamo avuto e abbiamo in tutta la trasmissione l'esclusiva con l'avvocato Taormina, 7 anni al processo di Biscardi, un grande personaggio, grande avvocato nella storia dei penalisti, eccetera. È stato molto duro e tra l'altro ha anche proposto una sua autocandidatura come commissario e ha parlato anche di giustizia sportiva, eccetera, eccetera. Tu pensi tanto sulla procura della Repubblica Taormina, la vede bene? Su questo sicuramente c'è da mettere le mani, sono d'accordo, anche sul ragionamento del coinvolgimento di Agnelli nella vicenda dei rapporti con l'ultra. Taormina la sicurezza è sicuramente un uomo competente, poi dopo noi siamo bravissimi a proporre gli uomini che diventano, no, siamo fenomeni, e quindi è un uomo che ti vede,
ha letto nessuno. Ci stiano provando, ci stanno pensando, ci stanno provando, ma credo che rischiano un ricorso che potrebbe far saltare tutto. Quindi è un momento molto delicato che io prendo, permetto di ripartire un attimo dalla nostra trasmissione. Comunque vada, quello che è successo a questo mondiale ha fatto bene l'Italia. Certo, molti volevano vedere l'Italia protagonista a Mosca, il sogno di un mondiale protagonista. Se non ci fosse stato quella benedetta sconfitta contro la Svezia, probabilmente saremmo ancora a discutere sul palazzo. Invece è venuto giù, che è una cosa che noi ci siamo augurati a lungo. Quindi finalmente sbaglia la situazione, finalmente le tutte le cose sono venute a perdere. E quindi un mondiale, perché non senza partecipare a un mondiale dura, ma a un Maserati. Però se partecipare sono due cose, non vorrei mai che questa fosse andata avanti in questo equivoco interminabile sulla federazione, e peggio ancora spero proprio non ci pensi nessuno a essere pescati, perché veramente quando è uscito ieri il Perù, che comunque dovrebbe andare prima alla Nuova Zelanda, prima del Perù, quindi immaginate, quindi questa è la che devo dire, che questo contributo è stato un contributo molto serio, bisogna capire che è veramente un momento delicato per la federazione, non è così tutto automatico, e anche Marocco è un uomo molto bravo, si sa muovere in certe situazioni di varie difficoltà. Insomma, essere in quella macchina con Alessandro stretto con quei giubbotti, tra un po' si soffocava dal caldo, non avevamo nemmeno tirato giù i finestrini, si sembrava due giovani che si stavano amoreggiando. Il problema non è giovane lui, non sono giovane io, caro Alessandro, abbiamo amoreggiato ma siamo anche quasi soffocati. Leonardo, cosa pensi di questa cosa? Ma credo che ora il discorso di Malagò, io ho sentito anche nei giorni scorsi anche qualche suo intervento e dice che a lui, insomma, non è che dispiacerebbe, il problema è che c'è anche un problema di agenda, che ha tanti impegni, sono anche le Olimpiadi invernali, se non mi sbaglio, è molto preso anche da quelle che sono le sue attività di oggi e dei prossimi mesi, e quindi prendersi sulle spalle anche la federazione calcio, insomma, potrebbe essere qualcosa di troppo per lui in questo momento, e quindi dobbiamo cercare di trovare una soluzione per traghettare i prossimi mesi della federazione, ma non mi sembra sia questo il grande problema. Il problema è realmente capire chi potrà farlo in futuro, quali programmi saranno presentati e vedere veramente un cambiamento, insomma, poi al di là di chi potrà farlo in questi mesi o meno, insomma, questo mi sembra meno importante. Senti, mi sembra sia successa una cosa quasi simile a un certo punto anche nella palla a nuoto, può essere? Come andò a finire invece lì? No, nella palla a nuoto non è una federazione, c'è la federazione italiana nuoto che sì, che ha, esatto, che comprende un po', che racchiude un po' tutti gli sport, no? Natatori, nuoto, palla a nuoto, tuffi, sincronizzato, salvamento. No, c'è sempre un po' di... Lì veramente c'è stato un po' di scherzi tra il presidente Malagò del CONI e il presidente federale Barelli, no? Ma da questo punto di vista sono cose, direi, abbastanza difficili da commentare, insomma. C'è molta politica anche in tutto questo, però ancora c'è Barelli, ha fatto un ottimo lavoro da molti anni, sta continuando a farlo, e tra l'altro è anche presidente della LEN, quindi della Federazione Europea, per cui... Sembri quasi serio quando parli di queste cose, Leonardo. No, vabbè, ora, Federazione Nuoto si può dire tutto, però credo abbia sempre ottenuto degli ottimi risultati, per cui da questo punto di vista si può sempre migliorare, però è anche vero che i risultati l'abbiamo sempre portati a casa. Assolutamente, insomma, quello non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Dopo però mi devi far vedere la foto che mi hai fatto vedere ieri quando ci siamo sentiti. Se hai coraggio.
Non ho coraggio. Non hai coraggio, eh? Dal Brasile, ha fatto vedere un tramonto dal Brasile, due tramonti dal Brasile. Però nell'argomento della nazionale ha espresso la sua opinione anche Vittorio Sgarbi e te la vorrei far sentire. Sgarbi di calcio, ora allora posso parlare di arte davvero. Senta, io vorrei però un commento da lei, lo so che non gliene frega niente. Quasi niente. Lo so. L'esclusione dell'Italia ai mondiali. Ecco. Io vorrei sapere da lei, per favore. Si è dimesso Tavecchio, tra l'altro. Ah, si è dimesso Tavecchio. Beh. No, ma so che non gliene frega nulla. No, mi dispiace solo per Buffon, l'unica cosa che provo è una certa malinconia per Buffon che avrà sofferto. Per il resto, che l'Italia non sia ai mondiali ci libera dal tifo di milioni di persone che avrebbero rotto il cazzo durante le partite, così perlomeno lasciano tranquilla l'Italia e non stanno lì a urlacchiare per strada, quindi da questo punto di vista è una buona notizia. Leonardo, abbiamo sentito Sgarbi, insomma, no? È un parere abbastanza, tra l'altro a molti fiorentini, a me no, ma a molti fiorentini farà anche ridere questa cosa qua, però insomma, abbiamo riuscito a estrapolare delle parole sul calcio anche a Sgarbi. Sì, non l'ho visto molto entusiasta, insomma, da questo punto di vista di parlare di calcio, ma insomma, no, dispiace, invece, insomma, io diciamo, non la penso come lui e dispiace perché è proprio una festa mondiale di calcio, rappresenta una festa per tutti, anche quindi per gli italiani, no, per la maggior parte perlomeno, perché almeno in quei momenti, insomma, uno cerca di distrarsi dai problemi quotidiani, in quei 90 minuti dove gioca la nazionale, no? Si cerca di unirsi e di passare con leggerezza, poi, perché poi alla fine è uno sport come gli altri, insomma. Però poteva essere un momento di festa e in questo caso lo guarderemo ugualmente, però senza l'Italia come protagonista. Insomma. Va bene, senza l'Italia protagonista, tra l'altro ieri ho sentito la mia amica russa, quella dell'intervista, per intendersi, ti ricordi quella della banana, no? Sul letto, ti ricordi Leonardo? La ricordi, vero? Sì. No, non far finta. Non me la ricordo, non la conosco, però l'ho visto qualcosa. Non era male, eh? E hanno detto che hanno praticamente annullato una trentina di convention italiane in Russia nel periodo antecedente l'inizio dei mondiali, che erano state fatte apposta proprio per l'Italia ai mondiali in Russia. Quindi questa è la catastrofe. Io dico la catastrofe non andare in Russia, insomma, ci saremmo divertiti, no Leonardo? Io, te, no, rialti, no. Ti immagini? Esatto, c'è proprio un discorso, al di là di tutto c'è proprio un discorso anche economico, per cui immagine del paese, tante, anche opportunità per tante aziende, imprenditori che potevano cogliere l'occasione, no? Di unire questa, perché ci sono tanti interessi legati a mondiali di calcio, per cui da questo punto di vista è una grande perdita. Sì, io. A me i brasiliani provano a confortarmi, mi dicono i miei amici, ma dai, ti fa per il Brasile, ma dai, ti fa per il Brasile, ma non è che insomma ancora mi hanno convinto del tutto, non è che mi interessa più di tanto. Insomma. No, però mi devi far vedere quella foto per rincuorarci. Sì, si può vedere un'alba, dopo il tramonto faccio vedere un'alba. Pubblicità. No, stavamo disquisendo con Leonardo dal Brasile su cose particolari, sui tramonti, sulle albe, ho sbagliato, non ho sbagliato. Se la giocano bene però Russia e Brasile, io una bella finale Russia-Brasile la vedrei, bella, io vo subito a Mosca, subito, non so in quale curva mi butterei, ma insomma sarebbe male. Tu caschi in piedi. Sì. Continuiamo col nostro grande ospite, Taormina, che parla di Fiorentina. Senti che poeta sono, eh? E tra l'altro poi non è nemmeno tanto leggerino Taormina sulla Fiorentina. A ruota c'è Ciccio Rialti che commenta quello che dice Taormina sulla Fiorentina. Vorrei sapere da fiorentino, visto che io sono fiorentino, anche se purtroppo spesso a Roma, che fine hanno fatto, se lei sa che fine hanno fatto i Della Valle, se ce lo può dire qui a noi tifosi della Fiorentina, che non sappiamo più dove sono. Della Valle non lo so, sono partiti dall'acquisto a zero euro, adesso non ricordo, del Florencia che era
che era sceso non so dove, in Serie C, Inter, in quarta serie, non mi ricordo. Piano piano sono cresciuti e facendo, diciamo, anche degli ottimi affari. Poi secondo me non sono fatti per il calcio, perché insomma come allenatori non hanno mai, per esempio, trovato personaggi adeguati. Insomma, Pioli sappiamo che è poi il re delle sconfitte, quindi non si capisce come possa essere andato alla Fiorentina, dove è andato, ha fatto guai, quindi voglio dire evidentemente le scelte non sono le più appropriate. C'ha qualche bel giocatore, quelli buoni se l'è venduti, a cominciare da quelli che da Porcavallero, che è andato all'Inter. Quindi voglio dire, insomma, ecco, mi pare che c'è una, come dire, una lontananza tra la presidenza, quindi tra la società e la squadra. C'è una grande lontananza, la stessa lontananza che noi della Roma abbiamo rispetto a Pallotta. Però la fortuna è che una volta Spalletti, una volta De Francesco, un'altra volta adesso Francesco Totti, che ci ha messo la mano dal punto di vista di dirigente, riusciamo a colmare quel vuoto. La Fiorentina non riesce a colmarlo. Leonardo, sì, Leonardo, aspetta, riparto. Leonardo da Vinci, avevo scritto Leonardo da Vinci. Alessandro, abbiamo sentito Taormina sulla Fiorentina. Beh, insomma, l'avvocato mica le manda a dire. Allora, tra l'altro, scusami, integro con la tua esclusiva su Pioli, che abbiamo letto oggi, insomma, voglio dire, che vediamo, sì, ne abbiamo due, perché così ti abbiamo dato quanti euro? 2,50, io non so nemmeno quanto costa, perché euro. Vado, capito? Meno male, due opere si è venduto oggi. Due, la gazzetta una, due. Nemmeno quella. Allora, sono d'accordo con l'avvocato, specialmente sulla distanza, sul fatto che esiste una spaccatura notevole, che nessuno riesce a collegare. A Roma è diverso, perché c'è una distanza, ma c'è anche una società e una squadra che negli ultimi anni, nella peggiore delle ipotesi, è arrivata terza, e ci sono dei giocatori molto validi. C'è Totti che fa un po' da collante, come Antognoni sta tentando disperatamente di fare. Collante sono un'altra cosa, insomma, voglio dire. Sì, ho detto collante. Collante, ah, collante. Okay, no, hai mangiato la... mangio tutto io, è così. Non sono d'accordo sulla valutazione su Pioli, che io spiego così: essendo l'avvocato tifoso della Roma e avendo fatto Pioli una stagione importantissima, arrivando terzo dietro proprio la Roma, forse c'è ancora qualche vecchio rancore. Pioli è un buon allenatore, non è certo un fenomeno, non è nemmeno vero quello che ha detto l'avvocato sul fatto che sugli allenatori i Della Valle abbiano toppato, perché invece erano riusciti a trovare degli ottimi allenatori, penso a Prandelli, penso allo stesso Montella. In realtà il discorso dell'avvocato è giusto laddove poi uno dovesse aggiungere che li hanno trovati, ma poi li hanno sempre mandati via. Allora, se te prendi un buon allenatore e poi riesci in qualche modo, per colpa tua o colpo loro, la responsabilità ovviamente non è mai unica, siamo arrivati alla rottura. Certo che il tema della distanza è il grande tema che riguarda la Fiorentina. Sì, forse sul discorso degli allenatori l'avvocato intendeva forse di non aver mai preso un top, cioè Cecchigoria a un certo punto ha preso Trapattoni per provare a vincere. Beh, io secondo me forse non hanno preso mai dei top, però hanno trasformato, gli allenatori hanno preso in top, perché hanno preso Prandelli, che poi è diventato il CT della nazionale, che comunque ha fatto, arrivavo secondo, e hanno preso Montella, che oggi, anche se con mille difficoltà, è l'allenatore del Milan. Quindi loro hanno preso degli allenatori che in quel momento non erano ancora top e li hanno portati a livelli alti. Ora invece, gli ultimi anni, Mihajlovic, Paolo Sosa e ora lo stesso Pioli, mi sembra lì. È chiaro che gli allenatori sono legati anche alle sorti della squadra, e le ultime sorti non sono le stesse dei primi anni. Allora, Leonardo, abbiamo sentito Taormina pesante sulla Fiorentina, non tanto come squadra ma come Della Valle e sull'allenatore attuale. Rialte, hai sentito, non è d'accordo sulla lontananza, non è d'accordo sul fatto che non si siano presi degli allenatori vincenti. Io devo essere sincero, non mi discosto molto da l'idea di Taormina, perché poi qui Spalletti non è mai venuto, cioè Capello non è mai venuto. Io mi ricordo che quando c'è stato Cecchigoria, a un certo punto, sì, bello Malesani, bello quello, però per provare a vincere ha preso Trapattoni e quasi si vinse lo scudetto. Il tuo pensiero?
No, il mio pensiero si avvicina più a quello di Rialti, di Alessandro. In questo caso io credo che sugli allenatori abbiano sempre sbagliato poco, sinceramente. Hanno sempre preso degli ottimi allenatori, poi sai, vincente, cosa significa vincente? Non so, Spalletti a me piace tantissimo, vincente? Allenatore vincente che ha vinto in Russia? Non lo so, cioè molto... Qui si potrebbe discuterne, no? In Italia spesso è arrivato secondo, mi sembra, per cui alla fine vincenti sono quelli che vincono veramente, e sono pochi. Per quanto riguarda Della Valle, sono d'accordo anch'io sulla lontananza, che sicuramente questa non è una cosa, diciamo, fondamentale, perché sono fondamentali altre cose, le politiche di una società, se si rispetta comunque i pagamenti dei fornitori, dei calciatori, questo mi sembra che alla Fiorentina tutto funziona. Chiaramente c'è un distacco in questo momento più grande rispetto al passato, e questo si sente un po' soprattutto in città, più nella città, più nei giornalisti che vorrebbero fare tante domande a loro. Io credo nei calciatori questo si senta, soprattutto in questa squadra giovane si senta meno, perché ci sono tanti dirigenti, è una squadra che è strutturata, c'è Corvino, c'è il Freitas, c'è Antonioni, ci sono altre figure. Io credo che i giocatori non può essere una scusa questa. Chiaramente loro più vicini potrebbe essere un qualcosa in più, però io sinceramente non vedo questo. Scusa, sentite, sì. Rimanete sempre su Sottani, non è bello solo lui, sono bello anch'io ogni tanto, potete cambiare, insomma, voglio dire. Sono sempre su di te, Cioè, ma sa, a te ti vedono tutti i giorni, a me no, ma che tutti i giorni, anzi se non mi vedessero sarebbero anche più felici, tra l'altro. Io penso sì, però io ti volevo dire una cosa. Sì, è vero, tutto quello che dite è vero, però io continuo a dire che da tifoso, parlo da tifoso perché non sono un intenditore di calcio e non mi interessa nemmeno esserlo, ma sono un tifoso, io un allenatore vincente, e vincente dimmelo te chi è, un allenatore vincente con un imprenditore come Della Valle, che penso sia il secondo, il terzo in Italia, se non uno tra i primi quattro, cioè io una volta al casinò e vorrei andare e giocare il Dulire sul 14 rosso, no? Cioè voglio dire, sei arrivato 80 volte quarto, quinto, non so nemmeno come è arrivato, ma un anno, cioè dice proviamo a vincere, no? Va bene Montellino, va bene Paolo Sosa, va bene un allenatore vincente. Un caposaldo, Capello, prendo Capello e provo a vincere. Sto dicendo forse delle eresie, però è questo che Taormina forse voleva dire, anche a livello di immagine, capito? Di forza di immagine. Sì, no, capisco, però io credo la Fiorentina ora vincere, soprattutto in questi anni, con una Juventus così, detto può prendere anche Mourinho a Firenze, ma non vinci se non prendi calciatori. Sì, però sono 15 anni che sono a Firenze. Sì, no, allora dove mi trovi d'accordo, quindi non parlo di questi ultimissimi anni, ma per esempio ai tempi di Prandelli, quando c'era una Fiorentina veramente competitiva, ecco lì probabilmente si poteva resistere e tentare qualcosa in più, perché eravamo vicini, avevamo già una squadra molto forte che andava bene sia in Italia che in Europa, e lì si poteva provare a fare qualcosa in più. Trattenere qualche giocatore che poi è andato via e lì provare a fare il famoso rilancio, no? E probabilmente qualcosa di più avremmo ottenuto. Serata di coppe ieri, però prima della serata di coppe sentiamo anche il professor Sgarbi che cosa ha detto sulla Fiorentina, perché te non ci crederai, ma ho fatto dire una cosa anche sulla Fiorentina Sgarbi. C'è stata di calcio, Spal Fiorentina, lei di Ferrara. Sì, chi ha vinto? 1-1. Ottimo. Contento? Molto. Leonardo, abbiamo visto anche Sgarbi ha voluto esprimere il pareggio di Spal Fiorentina. Una tristezza, questo 1-1. Sì, fa un po' specie, insomma, più che altro commentare dopo questo tipo di partite, perché
perché bisognerebbe vincere. Io l'avevo detto un po' prima, sono partite dove queste vanno vinte, magari non è che devi stravincere per forza, ma vanno vinte, perché poi alla fine quando vai a vedere le squadre e te sei più forte in tutti i ruoli, in tutte queste qui, insomma, devi portarle a casa i risultati. Sentiamo Alessandro sul prossimo turno di campionato, che sicuramente non sarà facile, perché andiamo all'Olimpico con la Lazio. Domenica partita, che partita ci aspetta? Io a questo punto non so più, non lo so. Ma sai, è facile, perché questa è una partita in cui tutti diano che il risultato è noto, e queste sono le partite dalle quali puoi uscire meglio, perché la Lazio è una bellissima squadra, ha un allenatore vincente, sta addirittura ai piani alti insieme alle grandissime, e quindi gioca bene al calcio, gioca in un calcio anche offensivo, quindi teoricamente è una partita persa. E quando vai a giocare le partite perse, a volte potresti trovare qualcosa di estremamente utile. È più difficile andare a vincere le partite vinte, perché quelle hanno un trappolone, capito? Infili dentro, puoi trovarti male. Io credo che sia una partita nella quale la Fiorentina abbia soltanto uno scopo reale, al di là dell'importanza dei punti, come sempre, però è molto importante giocare questa partita a viso aperto, perché se la Fiorentina spera o pensa di mettersi dietro in attesa che arrivi la Lazio, allora a quel punto non è più un problema di chi vince o di chi perde, ma di quanto si perde. Io mi auguro solo su una flessione di una Lazio che comunque sia, ha dato tanto da luglio ad oggi, e quindi magari ora abbia una piccolissima crisi, visto che ha perso il derby, ha pareggiato, anche se una partita inutile. Però la sconfitta del derby può pesare, quella sì, perché non è stata una sconfitta da poco. È vero che la Lazio è stata in partita per molto, però il finale della Roma l'ha in qualche modo ridimensionata, e quella cosa lì per tutti questi giorni, io so cosa succede a Roma, lo sai anche te, sono giorni duri questi qui, quindi spero che questa fortissima Lazio un po' sia stata minata da questa sconfitta. Vabbè, poi insomma io so cosa succede a Roma in altri ambiti, poi, insomma... tu conosci quello che succede in generale e spesso tu conosci quello che succede perché tu lo provochi. Beh, insomma, non sarà un turno di campionato facile, Leonardo, poi sai, tutto è possibile nel calcio. Rialti spera un po' nella Roma, nella Lazio un pochino ferita dal derby, si sa, no, a Roma dopo una sconfitta nel derby c'è un attimino di crisi di identità. Ma sì, potrebbe essere vero, però diciamo io da questo punto di vista non mi fido. Le squadre vere, quando parlo di squadre vere, parlo di squadre come lo è la Lazio in questo momento. Le squadre vere sanno sfruttare il momento positivo, quindi sanno andare sulle ali dell'entusiasmo, come hanno fatto diciamo fino ad ora, e sanno anche reagire ad una sconfitta brutta anche come può essere quella del derby, ma sanno reagire. Queste le squadre vere riescono a farlo. Le squadre che non sono ancora, diciamo così, no, che si possono definire così, e vanno nelle alte basi e possono subire anche dei contraccolpi da questo punto di vista a livello psicologico. Ecco, la Lazio in questo momento non mi dà l'impressione di essere una squadra che avrà grossi tentennamenti a questo punto di vista. Ma come sei arancione? Come mai sei così arancione? Quando io ti chiamo dal computer normale, perché oggi abbiamo usato una tecnologia incredibile, cioè per non sentirmi solo, i miei amici mi hanno messo te in studio come se tu fossi qua, ma sei arancione, mi sembri un alieno. Ma abbronzato non sono abbronzato. Ma lì è estate, lì è estate. Ieri sei stato in jeep, ieri, dai, diciamo come stanno le cose, dai. Hai già fatto il biglietto per Firenze, parti il 23 no, mattina sarai a Firenze, il 14 riparti da Milano, dico tutto così chi ti cerca. Dai, che c'è due italiano. Sì, no, certo, lo do. Dopo, a fine trasmissione lo do. Sentiamo, prima di andare in pubblicità, il commento invece, archiviato l'argomento Fiorentina, che purtroppo, ahimè, non è che sia un argomento che ci faccia esaltare così tanto, però ne abbiamo parlato e abbiamo sentito tutte le cose che c'era da sentire.
E sentiamo invece Rialti sulle due serate di Europa nelle nostre italiane. Serate di coppe dopo la nazionale, tra l'altro da stasera c'è il Black Friday, non so se andrai a spendere tutti i soldi che ci danno e come cachet. Sì, assolutamente sì, ho già scelto dove andare, c'è un negozio vendo giuggiole. Scusa, tra l'altro è 25% di sconto su tutto. Noi? No. Cioè in giro, non si vede il Black Friday, che è il numero di chiesa. Al 25% di sconto ci siamo noi due. Ti do una pillolina, 25% di sconto, so che farai un incontro particolare, giocatela come domani. Se un fo' la svetta e va via chiesa. No, no. Allora, serata di coppe, io ti faccio solo una domanda su questo argomento qua. Bene in Europa League, siamo passate tutte, bene il Milan, bene, strabene l'Atalanta, è un po' di sofferenza vedere l'Atalanta e non la Fiorentina. Io continuo a dire che in Champions League stiamo rischiando di trovarci con zero squadre. Te sei un po' pessimista. Io... Provocatore. Sì, provocatore, come... la montagna in piazza Signoria, direi che rischia sicuramente il Napoli, che secondo me è al limite insomma dell'uscita. Io invece credo che la Roma e la Juve dipende da quello che possano fare in due partite, non sono poi così terribili, quindi penso che alla fine Roma e Juve passino, e dubito invece, io credo che il Napoli poi vada a giocare in Europa League, ma credo che ne può anche fregare di meno, considerato che loro hanno il campionato al primo posto. Invece in Europa League le cose sono andate bene, anche se il Milan sei bravissimo, il Milan è partito male, perché quando ho visto il primo gol ho detto qui succede un disastro. Invece poi il Milan si è ritrovato e ha vinto una partita importante che può servire anche per il campionato. Brava l'Atalanta, bravissima, perché si sa benissimo che questo è un anno difficile per l'Atalanta, perché avere più impegni la prosciugherà. E dall'altra parte la Lazio era già qualificata, e questo gli ha permesso di così togliere un po' il piede dal pedale e aspettare noi. Questa cosa qui purtroppo va ricordata, però io insisto, spero sempre nelle tossine del derby. Allora, Rialti è abbastanza ottimista sul proseguo di tutte e tre della Champions League, l'Europa League, vabbè, sono passate tutte e tre, crisi Milan un pochino assorbita, proprio un punto veloce, Leonardo, e poi andiamo in pubblicità. Sì, no, per quanto riguarda la giornata di ieri, insomma, mi sembra tutto facile, un turno abbastanza, anche se, insomma, probabilmente da sottolineare la grande vittoria dell'Atalanta, no? Più che quella che il Milan in casa, insomma. Torna l'Atalanta in trasferta, bella rotonda, in Inghilterra, insomma. Una bella gioia per loro, credo, no? Vedendo insieme ieri, no? Da te dal Brasile e io dall'Italia, si diceva. Vedere l'Atalanta e non vedere la Fiorentina, dispiace. Fa specie, insomma. Fa specie. Sul discorso della Champions League, riattacchiamo e concludiamo subito dopo la pubblicità. E pubblicità. Come per magia non sono più solo e mi sento meglio, perché di là c'ho Leonardo, di qua c'ho Simone, tutti i miei amici col quale facciamo questa trasmissione. Tra l'altro oggi abbiamo avuto degli ospiti, Simone. Ospiti eccezionali. Eh? Buonasera a tutti, ciao Leonardo. Ciao. Allora, vogliamo chiudere e poi salutiamo Leonardo, che sappiamo che ha impegni di lavoro. Ma quale impegni di lavoro? Una sciocchezza sto dicendo, non posso avere due collegamenti Skype insieme, quindi devo tagliarti. La realtà è questa. Una chiosa sul discorso delle italiane in Europa. Io non sono così molto positivo su questo argomento. Poi voi siete tutti tranquilli, tutti in avanti, va bene. Una gran bella figura non abbiamo fatto questa in Champions League. No, però alla fine vediamo, aspettiamo ancora. Ora non so il Napoli se ancora è proprio sicuro come sembra, insomma. Sicuramente ha fatto una grandissima prestazione.
l'altra sera, e, però insomma aspettiamo che la matematica ci confermi insomma questo, tutto questo buona rifacciamola questa buona. No, si rifà nulla, buona. Se non ti viene la parola è un problema tuo. No, che sì. Assolutamente. Buonanotte. Buonanotte e saluti. E saluti. È stupenda questa. Leonardo, noi ti ringraziamo. Come sempre sei molto gentile e carino con questo collegamento, eccetera, però ricordati che io ho registrato la foto che mi hai fatto vedere fuori onda. Quindi, vuoi salutare qualcuno in Italia, tuo papà, la mamma, visto che stasera proprio se... Sì, tanto li saluto tutti i giorni, per cui li saluto anche in televisione, dai. Ciao Leo, ciao, un bacione, ciao. Allora Simone, dei bei personaggi oggi, Sgarbi, Taormina, tra l'altro Taormina, amico di papà, Sì, amico, insomma, perché Taormina l'ha portato in una causa, il padre di Taormina ha portato in causa il mio babbo, quindi amici proprio non erano. Amici però, di merenda, amici di televisione. No, di merenda è detto male, insomma. di televisione, dai. Allora, Simone, oggi credo che introduciamo un discorso un pochino particolare su questo percorso che stai facendo, che stiamo facendo con il mercato immobiliare, no? Questa televisione iperattiva sul mercato immobiliare che sta dando dei buoni risultati. Ma dici qualcosa, dai. In fin dei conti la televisione è un mezzo incredibile per fare pubblicità agli immobili. Noi con questo canale televisivo, Casa TV C10, che va sul 110 del digitale terrestre, abbiamo la possibilità di far conoscere tutti gli immobili che sono in vendita attraverso la nostra agenzia, cosa che altre agenzie non possono fare. Quindi è un grande vantaggio perché abbiamo una platea, specialmente per gli immobili a reddito, che varia per tutta la Toscana. Non è nemmeno pubblicità questo. No, zero, assolutamente. Mi fai una domanda. No, niente. Proprio zero. E, dunque, quali sono i vantaggi però? Intanto, mi dicevi che intanto anche la ricerca non sulla vendita ma anche sull'acquisto può essere canalizzata attraverso... Allora, noi abbiamo ricevuto attraverso la televisione tantissime richieste di appartamenti su Lucca, su Pisa, su Siena. Quindi attraverso queste richieste noi cerchiamo gli appartamenti per i nostri clienti, anzi dopo magari se posso ve ne dico qualcuna, e attraverso queste richieste noi siamo in grado poi di vendere gli appartamenti alle persone. Devo dire una cosa, sì. Noi in questo momento stiamo cercando persone che vogliano collaborare con l'agenzia, perché su tutto il territorio della Toscana, quindi tutte le province toscane, dobbiamo mettere qualcuno, perché avendo tante richieste abbiamo bisogno di consulenti, di agenti o anche di persone che vogliono iniziare e intraprendere questo lavoro, dei partner da poter formare personalmente. Beh, detto questo, esaurito? Poi tanto avremo modo... Si potrebbe parlare di altre cose, ma insomma... Sì, no, vedevo qui i fratelli che arrivano perfino ad uccidersi, ora insomma... Sì, perché noi facciamo un servizio molto particolare, cioè abbiamo una struttura importante, abbiamo avvocati, abbiamo commercialisti, abbiamo la possibilità di trovare delle fiduzioni, delle garanzie per degli scoperti di banca, se così vogliamo dire. Quindi siamo in grado di aiutare i fratelli o le famiglie che hanno degli eredi che sono in conflitto tra di loro, ci possono usare come super partes con delle valutazioni che non sono fatte dai rispettivi avvocati, ma sono fatte da un'azienda che assolutamente, essendo super partes, darà una reale valutazione e gli aiuterà a non litigare, soprattutto per il bene della famiglia. Capito? Importantissimo. Questo aspetto, ridi scherzi, però è un aspetto molto molto interessante e molto importante. Bene, archiviato l'argomento immobiliare, abbiamo un collegamento da Roma, quindi tra l'altro tifosissima della Roma, 4-2 alla Fiorentina, però ha vinto anche il derby, non abbiamo Ilari Brasi, ma abbiamo qualcosa di più grande di Ilari Brasi. Abbiamo Federica Pizzichini. E tutti diranno, e chi è Federica Pizzichini? Ciao Federica! Ciao, ciao Fabrizio, ciao anche a Simone. Ciao Federica, ciao.
Federica Pizzichini è la numero uno, è una numero uno, è una numero uno come Gigi, come Buffon, come Maradona, come se li vogliamo abbinare al calcio. È la numero uno di un business incredibile che ha preso campo in tutto il mondo, ma in Italia ha attecchito tantissimo, che è il network marketing, se non sbaglio, vero? Non sbagli, esattamente. Che cos'è questo network marketing? In tempi televisivi, eh? Non conosco i tempi televisivi. Quindi hai un minuto per spiegarlo. Allora, il network marketing, detto come se lo dovessi spiegare a un bambino, è semplicemente un passaparola. Quindi la divulgazione dei prodotti di una determinata azienda per passaparola. Ottimo. Dove tu praticamente guadagni sulle vendite che l'azienda fa, quindi sul fatturato che l'azienda produce grazie al tuo passaparola. E tu stai guadagnando un sacco di soldi, ci dicono. Ma non si dicono queste cose. No, noi si dicono, noi siamo spudorati e diretti, i tempi televisivi sono così. Stai guadagnando un sacco di soldi. Sto mantenendo da sola la mia famiglia, i miei figli, la mia casa e tutto il resto. Senti, ti occupi di un'azienda che tra l'altro è nostra partner, che si chiama Snap, italiana, totalmente italiana, che fa prodotti del benessere. Capito, Simone, fa prodotti del benessere. Noi la conosciamo bene questa azienda perché ci serviamo anche di questi prodotti. Tra l'altro sono prodotti che vanno benissimo per gli sportivi. Sì, io tra l'altro vi dico la verità, mi ha anche venduto un codicino questa signora, quindi ho il codice per pigliare la roba, insomma, voglio dire. Poi saluto il presidente, è un grande. Senti, tra l'altro Snap è presente anche con la Fiorentina, devi sapere, Snap, quindi è partner della Fiorentina. Se tu dovessi parlare di benessere in generale, non proprio catalogato su Snap, che cos'è il benessere, Federica? Beh, oddio, il benessere è un argomento molto molto vasto e posso parlarti di che cos'è la sana nutrizione, perché spesso confondiamo l'alimentazione con la nutrizione, soprattutto in quest'ultima generazione. L'alimentazione è tutto ciò che introduciamo nel nostro corpo, tutto ciò che mangiamo. E la nutrizione invece è tutto ciò che fa bene al nostro corpo, tutto ciò che apporta benefici, quindi vitamine, minerali, ferro, calcio, zinco. E anche se a me piace abbinare molto l'aspetto olistico al benessere e alla nutrizione, nel senso che molti di noi confondono un vuoto psichico ad un vuoto gastrico, quindi molte persone, io stessa in passato ho fatto questo, andiamo a riempire il nostro corpo di cibo, ma in realtà i vuoti arrivano da altro. Quindi mi piace molto legare anche l'aspetto olistico a quello del benessere e della nutrizione. Noi tra l'altro, e chiudiamo perché non ho più tempo, partiremo con un format particolare su questo argomento, e di cui Federica Pizzichini sarà sicuramente la protagonista insieme a tutta la sua squadra di lavoro, eccetera eccetera. Salutandoti, due parole: sei tifosa della Roma? Quindi, assolutamente sì. Ecco, brava, visto che ora stiamo andando a Firenze ti sarei fatta sicuramente degli amici, però tanti amici. Però sono simpatizzante della Fiorentina. Sì, ecco, va bene, anche un po' paracula, questo aggiungo io, anche un po' paracula. Federica, ti salutiamo, intanto ti avremo più avanti sicuramente nelle nostre trasmissioni. Ciao, Federica. Un abbraccio e un saluto. Ciao, grazie. Hai capito? No, qui parliamo anche di questo aspetto qua. Però non abbiamo veramente più tempo, abbiamo sforato tutti i tempi massimi possibili, perché nel nostro programma ci piace parlare un po' di tutto. Dobbiamo chiudere con un grande ricordo, anzi con due ricordi che ci fa rialti. Collodi, oggi è il giorno di Collodi, 24 novembre, quindi Pinocchio, le avventure di Pinocchio, ma nato a Firenze, morto a Firenze, e Mario Monicelli.
chi non ha visto Amici miei, anche se poi il regista non doveva essere lui, ma doveva essere Pietro Germi, ma al di là di questo, poi fu lui veramente a portare avanti la cosa, ci sembra giusto ricordarli entrambi perché sono due personaggi impressionanti, no Simone? Sì, assolutamente posso dire di sì. Io vorrei far presente che Pinocchio non può essere visto solo come un libro per bambini, ma deve essere visto anche per adulti perché è pieno di simbologie sulla vita. Certo. E chi di noi da ragazzo non ha mai fatto una zingarata, visto che siamo dell'epoca dei famosi film di Amici miei, quindi... Salutiamo tutti con questo ricordo che questo pensiero di Alessandro Rialti su questi due grandissimi personaggi. Ci vediamo la settimana prossima. Grazie a tutti, ciao. 24 novembre, un grande Collodi nasce a Firenze. Peraltro, Collodi nasce a Firenze e muore a Firenze. Di mezzo le avventure di Pinocchio, ma tante altre cose incredibili. E so che te ci tieni particolarmente a questo argomento. È stato il compagno di tutti i bambini e con la collaborazione di Walt Disney, perché il Pinocchio di Collodi, che è un libro splendido, ma anche con le sue difficoltà, ombrosità, in alcuni tratti fa paura, poi è stato addolcito nella versione cinematografica da Walt Disney. E si tratta di uno scrittore straordinario, di un personaggio che era addirittura molto oltre, ed è curioso, ora io faccio un accostamento proprio perché sono pazzo come te, cioè il fatto di aver avuto nella mia città Collodi e Dante mi fa veramente un piacere immenso, perché sono due storie diverse ma che dentro contengano l'elemento essenziale di questa città, cioè la fantasia. Tutte e due hanno avuto questa grande qualità, non solo della scrittura, che sono due libri bellissimi, rileggeteli, riprendete la Divina Commedia, riprendete Pinocchio da adulti, da vecchi rimbambiti come me, e rileggeteli, perché sono due opere d'arte straordinarie. Leggetele ai bambini. Leggetele ai bambini, e ogni tanto, quando siete stanchi, prendete la videocassetta di Pinocchio di Walt Disney, che è un'altra cosa, ve lo dico, è un'altra cosa, però fategli vedere anche quella, perché magari in quel punto vi potete riposare. Senti, un ricordo anche a Mario Monicelli, che il mercoledì ci sarà l'anniversario della sua scomparsa, e soprattutto a quel grandissimo film che lo vide regista, anche se poi non era lui il regista, ma doveva essere Germi, perdonatemi, lo sceneggiatore, che poi doveva essere il regista. Per me, oltre ad essere stato un grande regista, è una voce straordinaria dentro il ciclone. Ecco, quella voce, quel modo di parlare, quel modo di in qualche modo consigliare quel giovane regista, che sarebbe poi diventato uno dei migliori della commedia italiana, ecco, quella è una specie voce della coscienza popolare. Grande, straordinario personaggio che ha girato film straordinari, indimenticabili, perché ha colto nella realtà, nel tessuto sociale italiano, quello che stava accadendo, e poi fantastico nell'interpretare quello che siamo noi. Nella nostra scialtroneria, nostra di noi due sicuramente, sicuro. Ma anche noi saremmo stati due personaggi, perché se immagino Brancaleone, La Grande Guerra, cioè lui li ha fatti tutti, Alberto Sordi, Totò, siamo personaggi da Monicelli. Ma Monicelli potrebbe anche chiederci la copyright. La copyright. Perché? Perché noi siamo fondamentalmente suoi figli. Devo dire una cosa, che Sgarbi ha detto, forse te non te l'ho fatto sentire, ma lo sentirai dopo, che lui vuole lanciare un business, coperti e coperte. Cioè è un bed and breakfast dove si può mangiare, e immaginati te i coperti, io che vado, cos'è le coperte. Io vado solo per i coperti, il resto non c'è.